Luciano, come sei scuro? Sono scuro, adesso mi illumino di mezzo. Non prendere la luce sopra. Ci siamo? Siamo in diretta ovunque? Sì. Perfetto. Buongiorno amici, ma soprattutto amiche di Throne of Games. Oggi un pacco di meraviglie. Pesa un accidente. Che fa così? Vediamo che cosa ci ha portato il corriere oggi. Come oblungo questo pacco? Cosa ci sarà mai? Viene dalla Cina. Basta che c'è scritto medici. Non è abinorme. Vediamo che cosa c'è qua dentro, che cosa sta qua dentro. Vediamo, apriti Teramo, apriti Sedano, apri, questo lo metto in tasca prima che entra gente. Allora abbiamo innanzitutto del giornale, fantastico, vi può interessare la Serenissima? No. Andiamo avanti, togliamo il giornale, va bene. Iniziamo con semplicissime bacchette di Harry Potter. Ok. Andiamo sia Harry Potter. Yeah. Stupefici. No! Che dov'è? Stupefacenti. La bacchetta è volata. Ma qui ce l'hanno danneggiata. Dai Luciano, non piangi. Di chi è questa? È sempre di R. Abbiamo preso versioni differenti, quindi dovrebbe uscire un'altra. Questa è di R di nuovo. Quante R abbiamo preso? E tu l'hai fatto l'ordine. Hai ragione, ho sbagliato. Cioè, la volta non è colpa mia. No, è colpa di si usacce. Ragazzi, non vi allontanate, che stanno per arrivare alle chicche. Questa è quella di. Silente. Per ubriacarsi, quella di Sambuca. Bene, abbiamo le altre bacchette di Sambuca, sicuramente. Beh sì, si è preso solo due tipi. E poi dovrebbe esserci. Ritenta, sarai più fortunato. Ciao papà! Buongiorno! Buongiorno! Salve! Allora, guardate questa quanto è bella! Boldino, Boldino, il senza naso. Va bene, andiamo avanti. Anche questa sarà Boldino, perché ho preso due e due. Quindi è inutile mostrare. Adesso arriva la vera chicca. La vera chicca. Che abbiamo qui? Quanto è piccolo. Ah, questo sono... No, ancora non è la vera chicca. Altra attesa, ragazzi, altra attesa. Vi lascio in... Chiedo scusa. La collana dei Targaryen. Vabbè. È un... Espositore. Oh, chissà per cosa. Questa è la base. Yes. Si assembla così. Se lo poggi è più facile. Prima devo. Ok. Questo è assemblato così. Però così sa di spoiler. No, non è così che. Vabbè. È un espositore. La traduzione. Figuraccia. Bushido. Ah, ok. La via del guerriero. Mi ho fregato. Bravo. Grazie. Va bene, allora. Questa è quella della collana dei Targaryen. Quindi ho capito che cos'è questo. Qui c'è un'altra bacchettone. Ciao. Ok, ragazzi, stiamo per aprire la prima delle numerose chicche. Che c'è? Cosa c'è lì? C'è una tazza del trono molto bella. Oh, che figa. Con la mappa di Westeros. Gigantesca, bellissima. Questa la spostiamo perché ho paura che mi cada dal tavolo, visto che ho lo scatolo enorme. Devi procurare dei valletti per fare queste cose. Sì, infatti. Beh, abbiamo una valletta. Dell'oggetto contenuto all'interno di questa scatola ci sarà una citazione, vero? Esatto! Ok. Ok, in questo caso la citazione può essere che non ho poteri, ho letto l'annuncio e ho deciso di partecipare. Bene, sei preso. E infatti sono anche due! Ne vediamo giusto una per
Che figa. Wow. La lama è nera, è bellissima. E ovviamente parliamo di Deadpool. Ragazzi, è un'ottima qualità. Quindi se qualcuno vuole appendersi in casa le doppie katana di Deadpool, ora avete capito l'espositore. Eh già. E questo è, vabbè, io l'ho messo un attimo a caso, però è quello che Deadpool ha sulle spalle per portarsele dietro. Incrociate. Si infilano e si infilano. Ok. Andiamo avanti. Quindi magari Valletta deve davvero sì, aiutare. Sì, Valletta, vieni, vieni, ti prego. Sì, per forza. Ho bisogno di supporto. Salutiamo la Valletta. Ciao. Mi reggi questo, per favore. Certo. E anche quelle. Adesso le rimettiamo qui dentro. Ciao Ilenia, ciao a tutti. Ce la fai? Ce l'ho fatta. Sì, addio il polistirolo. Ho fatto tutto. Ok, questo, grazie. Gentilissima. Se vuole può rimanere qui accanto, eh. No. Ma le meraviglie non finiscono qui. Adesso la salto un attimo da parte. Finisco due seggiole e poi la... Salve signora! Sto qua. Oh. Ragazzi! Se io dicessi I am superhero everyone na, 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 na. Troppo giovani, questa era sì, una delle prime sigle di Lupin. Coraggio, forza. Che figura. Ce la vuoi fare? Come faceva Game? Cioè, in un istante lui col pollice. Lui col pollice. Ragazzi, si estrae, non ci riesco. È tosta. Vabbè, andiamo avanti, poi ve la faccio vedere. Che figura! Che figura! Ci vorrebbe un suono tipo qua, qua, qua. Cioè, lui usa la tecnica dello iado, io non riesco neanche a estrarre semplicemente. Vabbè, comunque bella. Era la spada di Gaemon. Oh! Questo direttamente dal film Kill Bill. Mamma mia, che figata. Con la targhetta del Fabbro Attori Hanzo e la lista di quelli già eliminati. Madonna, bellissima. Bella, veramente bella. Ci dicono che si chiama Zantezuken. Quella di Gaemon, sì. Gaemon. Che viene utilizzata anche in Final Fantasy VIII. Da Gilgamesh. Esatto. Ah, era aperta da sotto, meno male che non l'ho lasciata andare. Meno male. La divina provvidenza. Qua dentro c'è una cosa piccola. Che sta qua dentro? Che cos'è? Che cos'è? Vediamo, vediamo, vediamo. Ah, è il suo supporto personale. Ah. Cioè, il suo supporto personale, va bene, va bene. Sì. Ciao, Miri! La mettiamo qui, questa qui. Questa la mettiamo. Questa la mettiamo qui. La rimpacchettiamo rapida. Ora ci sono, secondo me cado, no, due scatoli della stessa lunghezza ma un po' più larghi. Oh. Vuoi che togliamo questo? No? Faccio così. Ok. Shindeita Asani Tomurai. No, questa era la citazione a Kill Bill che mi ero dimenticato. Yukiraburu Arureinu no Toboe Getano Otokishiru.
scatole. Sì, aspetta. Aspetta. Perfetto. È sbilanciata, eh? Eh già. Questa è la spada del non saper niente. Quando uno non sa nulla. Infatti non so neanche come l'hanno assemblata. Ma è bellissima, ragazzi. È bellissima. Uno solo. Ce la puoi fare. Ragazzi, c'è anche il crest per appenderla, eh. Poi vogliamo vedere. Mamma mia. Occhio alla vetrina dietro. No, sì. Ah, ragazzi, è bilanciata perfettamente. Ha una lama stupenda. Ma l'intarsio del lupo è fantastico. Mi ha fatto un negozio dalle armi. Ti serve la valletta? Valletta? Come la mano? Sì, sì, se vieni per favore. Perché di qua mi rischia di cadere. Sì, serraggio un attimo di qua. Vai. Perché voglio evitare di mettere la mano sulla lama. Non possiamo vedere il... Il crest? Sì, adesso vediamo. Aspetta. Adesso che c'è la valletta, sì. Ok. Allora, poggio un attimo in maniera... Oh! Continua a reggere? Sì, sì, vai. Ecco c'è il crest degli Stark. Che figo. Ci sono i fori, ci sono anche i tasselli e le viti per poterlo appendere. Bellissimo. Stare qui. Ok. Allora, cari amici ascoltatori, non buttate il telecomando perché ce n'è ancora una da vedere. Telecomando. Sì, era una cosa tipica anni 80, infatti non molti avranno capito. Mettiamo qui a terra questa per ora. Il taglierino. Ah, ho dimenticato il telecomando. Vabbè, tanto non l'ho più. Tanto male sistemiamo. Poi lo reinserisco. Cara valletta, anche qua mi servirà il tuo aiuto perché è bella pesante pure qua. Quasi così togliamo lo scopo. Esatto. Tanto adesso non ci serve più. Allora. Ed ora è il caso di dire che l'inverno sta arrivando. Gentilmente, se deve parlare al telefono fuori perché siamo in diretta, se no non... L'inverno sta arrivando, fanciulli. Aspetta, aspetta, aspetta. Eccola qua. Sì, tipo Excalibur. Pronto a tagliare teste? Sì. A punire disertori della barriera. No, ragazzi. Ma quanto è bella. Sì. Sa quanto pesa? C'è mai particolari? Sì, c'ha. Guarda qui. No, vabbè. Perché la lama tutta. È ghiaccio proprio. Puoi provare a reggerla? E la miseria. E questo è bellissima. No, ragazzi. Anche lì c'è il. È top. Bella, veramente bella, ragazzi. Piccolina, eh? Sì. Va c'è bene. Il supporto anche lì. Anche qui abbiamo il supporto del casato. Che penso sia uguale. Cambia una mano. È incollata. Questo è col taglierino. Sì, bisogna essere... Dammi. Dai, valletta, valletta. Vado col taglierino. Ah, all'arma. Sì. Ah, ah. Anche lì scavicchi ma no. Abbiamo messo la mano sul lato. Abbiamo uno Stark anche qui. Winter is coming. Anche là stanno i tasselli e tutto quanto. Non c'è male. Sì, spero che questo unboxing vi sia piaciuto. Abbiamo importato
novità nel negozio. Per domande, curiosità e acquistare potete venire liberamente quando volete. Anche subito. Anche adesso, sì, vi aspettiamo. Teletrasportate. Va bene, per questo è tutto, amici. Alla prossima! Un saluto dalla Valletta, Katiuscia e... Ciao! Ciao! L'inverno sta arrivando!